si è tenuta nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte, su iniziativa della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la prima conferenza regionale del Caregivers Network del Piemonte, promossa dall'associazione Agevolando, dal titolo «L'accoglienza con i nostri occhi». Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni, provenienti dalle province di Torino, Cuneo e Alessandria, allontanati temporaneamente dalle famiglie a seguito di un decreto del Tribunale per i minori o perché minori stranieri non accompagnati, hanno presentato le loro attività e le loro riflessioni sui percorsi di accoglienza in comunità, casa famiglia e affido. Si tratta di dare voce a un'associazione di ragazzi che hanno vissuto, loro malgrado, naturalmente fuori dalla famiglia, quindi in situazioni di affidamento familiare o di comunità alloggio educativa residenziale, e che alla fine del percorso hanno deciso di, probabilmente per restituire anche in parte di ciò che avevano avuto, di dedicarsi ai loro pari che ancora stanno vivendo questo tipo di esperienza per aiutarli ad andare verso l'autonomia. Quindi è con grandissimo favore che col presidente Laus abbiamo risposto alla loro richiesta di patrocinio e di messa a disposizione di questa sala. Questo progetto è iniziato l'anno scorso, gli ultimi mesi dell'anno, con i ragazzi che abbiamo cercato in tutta la regione e partecipano da tre province che sono Alessandria, Cuneo e Torino, e da diverse cooperative. Il lavoro è stato organizzare il progetto con i ragazzi stessi per migliorare la vita nelle comunità e nel dopo della comunità con i ragazzi. Quindi i tre punti sono l'entrata in comunità, quindi il vissuto, l'uscita dalla comunità e la cittadinanza attiva.